30 anni dalla strage di Capaci. Ricordiamo il loro impegno e onoriamo il loro sacrificio ogni giorno. Contratto Efesi. Pretendiamo la dignità dei tempi certi. A Milano borseggi in libertà, scaccomato al nostro lavoro e dai cittadini. Benvenuti e bentornati a FSP News. La lunga marcia del contratto di lavoro è iniziata il 23 dicembre 2021 e dopo i passaggi in Consiglio dei Ministri, la firma del Presidente della Repubblica, la registrazione alla Corte dei Conti, siamo in attesa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Dopo questo passaggio il contratto diventerà a tutti gli effetti un DPR operativo. Ma i flussi informatici verso noi PA, la predisposizione dei conti da parte della nostra amministrazione, ci è stato assicurato che è già pronta e quindi i tempi anche per un'emissione speciale non devono superare il mese di giugno. Altra novità riguarda il FESI 2021, perché nonostante l'assenza ancora formale della firma sono stati di fatto ridefiniti gli importi, un leggero ritocco verso l'alto per la produttività collettiva, 6,53 € al giorno contro i 6,39 € complessivi anche della parte pagata a dicembre scorso, e anche qui quindi manca solo la firma del ministro Lamorgese, che come già era accaduto l'anno scorso e il nostro segretario generale Walter Mazzetti aveva già chiesto nella precedente riunione, potrebbe firmare anche in differita rispetto alle organizzazioni sindacali. Non attendiamo certo un tavolo e far allungare ancora notevolmente i tempi, bisogna fare presto e soprattutto bisogna che questa firma avvenga e i soldi vengano restituiti e distribuiti a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato, in quiescenza e in servizio, senza quelle attese mortificanti che fanno sembrare chi va in pensione figli di un Dio minore. La terza e ultima novità riguarda i cambi turno, e perché per il momento, nonostante la riorganizzazione generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza a livello centrale e periferico, sono stati confermati i cambi turno numericamente parlando, e quindi gli eventuali accorpamenti degli uffici o soppressioni o ulteriori aggiustamenti potranno solo essere fatti durante l'anno, ma intanto dobbiamo andare avanti. Nel pacchetto sicurezza che andava avanti di pari passo con la firma del contratto 2019-2021 erano inserite tre capisaldi fondamentali, che lo sono e lo saranno per chiunque sia in polizia oggi, ci entrerà domani o se n'è andato ieri: la previdenza complementare o previdenza dedicata, la tutela legale e le forme di assicurazione sanitaria, oltre all'istituto delle ferie solidali. Per questi due ultimi punti dovranno essere convocati dei tavoli presso la funzione pubblica, mentre per la tutela sanitaria ci si attende che le coperture vengano estese anche per il 2022 e 2023, anche per il personale andato in quiescenza e per i loro familiari. Ma è soprattutto la previdenza complementare e la previdenza dedicata a essere il punto focale della questione, perché ormai è evidente che la previdenza complementare, cioè i fondi di investimento, i fondi pensionistici, non possono essere sufficienti a colmare i vuoti che si sono creati in questi oltre 25 anni di assenza di questo strumento fondamentale per la previdenza, e quindi dovrà essere stabilito che la previdenza dedicata debba riguardare anche il personale che entra da oggi in polizia. Tutti questi argomenti sono stati trattati da FSP Polizia con l'unica ottica di tutela degli interessi dei colleghi e soprattutto di sollecitare l'amministrazione a darsi da fare di più per poter giungere a non solo agli stanziamenti economici, ma soprattutto a quei tavoli contrattuali, a quei tavoli in cui vengono convocati i rappresentanti sindacali, perché senza questo apporto fondamentale vediamo che i tempi si allungano sempre di più. Thank you.
iniziative che si svolgeranno nei prossimi giorni nel comune di Girifalco, in provincia di Catanzaro. Molto attivo sul fronte della legalità sarà infatti celebrato il 30° anniversario della strage di Capaci, con la premiazione nell'ora esatta delle strage, 17:58, degli studenti dell'Istituto Maiorana del concorso Insieme per la Legalità, che hanno prodotto degli elaborati sia in sezione audio-video che nella sezione grafica. Mentre il successivo 27 maggio, sempre alla presenza del nostro segretario nazionale Giuseppe Brugnano, unitamente alla segreteria provinciale dell'FSP Polizia di Stato di Catanzaro e del SIULP di Catanzaro, con il suo segretario provinciale Gianfranco Morabito, sarà presentato il libro del procuratore Marisa Manzini, Donne custodi, donne combattenti, centrato sulla figura femminile all'interno del sistema dell'Andrangheta. C'è un concorso per allievi agenti in polizia in cui solo 176 domande per 1300 posti. Come mai? Si sono chiesti in molti, alcuni siti internet hanno anche riportato la notizia dicendo che c'è una disaffezione nei confronti della Polizia di Stato. Quindi noi siamo andati a verificare questo concorso, infatti, le cui prove psicoattitudinali e fisiche saranno effettuate con un diario che verrà pubblicato proprio in questi giorni, ha visto la partecipazione solo di 176 persone ed è previsto che questo concorso vada a rimpinguare gli organici della Polizia di Stato a causa dei pensionamenti dell'anno 2021-2022, quindi partiamo da questo dato. Nell'anno 2021 3.100 sono i pensionamenti previsti e 4.000 sono quelli previsti per il 2022, quindi parliamo di oltre 7.000 pensionamenti. E per compensare questi pensionamenti è stato bandito questo concorso con un decreto legge che è stato pubblicato a marzo di quest'anno 2022, che prevede appunto l'assunzione di 1.300, quindi siamo 7.100 contro 1.300. Ma non è un concorso, perché per poter partecipare a questa selezione, infatti, nemmeno sulla pagina istituzionale della Polizia di Stato troverete alla voce concorsi, perché si tratta di scorrimenti delle graduatorie, di un concorso che è stato bandito e del cui graduatoria è stata pubblicata nel 2017. Stiamo quindi parlando di un concorso vecchio ormai di diversi anni e chi può partecipare a questa procedura di scorrimento della graduatoria? Solo coloro i quali hanno conseguito un punteggio superiore a 8,250, ovvero sia un punteggio già molto molto alto. E i tempi per poter effettuare domanda, perché comunque bisognava fare domanda, non era uno scorrimento semplice delle graduatorie, erano molto ristretti. Il decreto è stato pubblicato a fine marzo, quindi da qui le 176 domande. Comunque, in bocca al lupo a questi neocolleghi che sono altro, per la perseveranza certamente si meritano tutti i nostri auguri, e la pagina in aggiornamento costante anche del nostro sito internet darà tutte le informazioni necessarie. Un nuovo bando di concorso per 1381 allievi e agenti riservato ai volontari in ferma prolungata in servizio da 6 mesi nelle forze armate o in congedo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, mentre il 216° corso si avvia alla conclusione della fase residenziale. Il 29 giugno è previsto il giuramento negli istituti di istruzione della Polizia di Stato e nei centri di addestramento. Comincia quindi la fase dell'applicazione pratica, che inizierà il 1 luglio per concludersi il prossimo 19 agosto, e quindi la consacrazione definitiva nei ruoli della Polizia di Stato. In bocca al lupo ai neo colleghi che ovviamente attendiamo a braccia aperte. Striscia le notizie ha fatto un vero e proprio format, la caccia alle borseggiatrici nelle metropolitane di Milano, così come hanno fatto altri gruppi di azione per allertare turisti e cittadini della presenza di queste persone che rimangono impunite qualsiasi tipo di reato commettano. E questo grazie a una circolare della Procura del 2016 che impone alle forze dell'ordine di non procedere all'arresto, di lasciarle libere sostanzialmente se incite un stato di gravidanza evidente. Fin qua chiaramente va la norma, ma la realtà pratica
è che queste persone continuano ad operare indisturbate. Oltre i 4.000 arresti del 2021 nella città metropolitana di Milano e oltre 1.400.000 controlli non servono a nulla se poi la pena non diventa efficace. Su questo il nostro segretario regionale della Lombardia, Pasquale Griesi, che lavora a Milano, è intervenuto proprio sulla stampa con degli articoli che continuano a testimoniare quanto difficile sia la situazione, perché ovviamente prima o poi non può che esplodere. Esse cabo é muito louco, velho. Este homem é doido. Eita, homem doido da porra, velho. Vai, empurra a pista. Vai, empurra. O que foi aí? Tá bom. Puxa, carrega ela pra trás. Puxa só um pouquinho pra trás. Pega do lado de dois, peraí. Não, pega do lado de dois. Puxa só um pouquinho pra trás. Vem um pouquinho. Aí, aí. Pronto. Ah! Bora! Dá pra ver? Não dá. Para! Bora! Ei! O seguinte só dá pra estrada até o final. Até a hora de. E já foi-se embora. Grazie a tutti voi per l'ascolto e grazie all'Ufficio Media e Comunicazione che ha curato la regia e la parte tecnica, ma soprattutto a cura l'aggiornamento di tutte le nostre piattaforme social, del nostro sito internet e ovviamente anche questo canale YouTube, alla quale, se non l'avete ancora fatto, vi invitiamo ad iscrivervi per rimanere sempre aggiornati sulle novità di FSP Polizia, compreso questo notiziario settimanale, e soprattutto poterlo diffondere anche ai colleghi, un sunto di quello che è accaduto e di quello che sta per accadere nel mondo sindacale della Polizia di Stato, sempre a portata di mano. Grazie ancora e arrivederci alla prossima settimana.